Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati finalmente con l'ultima parte delle minifigure di The Boys. Oggi andiamo ad affrontare la terza stagione, quindi avremo degli innesti ai personaggi davvero molto importanti. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale. E inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutte le minifigure, nonché le prima e la seconda parte di The Boys. E sotto in descrizione vi lascio i link AliExpress che potrete utilizzare per andare ad acquistare tutte queste minifigure e anche tutte le altre che ho fatto, quindi molto importante. Allora, come detto, oggi terza stagione, andiamo a fare degli innesti grandi come soldatino. Tantissima roba, non vedo l'ora di aprirlo, quindi bando alle ciance, ci spostiamo sotto, li costruiamo e poi facciamo anche un bel recap. Vi faccio vedere tutte le minifigure di The Boys che posseggo, quindi spostiamoci sotto, andiamo ad aprire. Ok ragazzi, eccoci qui, è così che eravamo rimasti l'ultima volta con la prima serie e la seconda serie. Oggi è tempo di andare ad aprire la terza, anche se devo dirvi che ho un nuovo Patriota e una nuova Starlight che fondamentalmente sono proprio gli stessi. Ho guardato attentamente, sono uguali, però tre sono completamente nuove, quindi diamoci dentro. Perfetto ragazzi, eccoci qui, abbiamo completato anche questa serie. Devo dirvi una cosa, con il fatto che sia Starlight sia Patriota erano praticamente identici, ne ho approfittato per girargli il viso, va bene? Quindi li ho messi in posizione quando usano i loro poteri, che li ha differenziati abbastanza. Allora, iniziamo con A-Train, con la nuova tuta, quella che utilizza quando non può più utilizzare i suoi poteri. Neanche ve lo sto a dire, è fatta benissimo, guardate che roba. La serie di questi The Boys, secondo me, è tutta fatta alla grande, soprattutto a livello di painting, ottimo, quindi A-Train. Poi, come vi stavo raccontando, abbiamo Starlight. Vedete, questa era la prima che avevamo, la seconda identica, gli abbiamo messo gli occhi con la luce all'interno, devo dirvi, niente male. Stessa cosa abbiamo fatto per Patriota, eccoli qua, sono identici, però come potete vedere in questa seconda versione abbiamo utilizzato gli occhi rossi quando spara il raggio, va bene? Poi abbiamo Abisso nella sua versione dopo il rientro nei set, quindi vedete, ha la barba molto meno folta e la capigliatura un po' più sbarazzina, diciamo così, fatto anche lui molto bene. Vi faccio vedere quello vecchio, ha un po' di differenze sul vestito, sicuramente a livello di texture e painting sembra anche migliore il primo, però secondo me viso e capelli è migliore questo secondo. E poi ultimo, ma ovviamente non ultimo, il protagonista al cattivo della terza stagione, Soldatino. Non mi piace moltissimo il fatto che si vede, vedete ragazzi, si vede lì quel taglietto sulla fronte, si vede un po' troppo, peccato, fortunatamente da lontano non ci si nota molto, però ho fatto benissimo ovviamente il painting come per tutti quanti, bello anche lo scudo, guardate con l'aquila americana, lui come avrete sicuramente capito è il Capitan America dei supereroi, mentre invece Patriota sembra più Superman, va bene ragazzi, dunque abbiamo completato, io spero che molto presto ci regaleranno Butcher, Yugi e tutti gli altri boys, li farei decisamente volentieri, speriamo, se arriveranno li prenderò al 100%. Fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate.
E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bello come Starlight e Patriota, eccoli qua. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete acquistato anche voi queste minifigure o se siete intenzionati a farlo. Vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio i link per poterlo fare. Io vi do appuntamento con le prossime minifigure, che vi assicuro, ragazzi, ce ne ho sempre tantissime. Probabilmente questa serie non finirà mai. Qui da Visio, da Starlight, da Patriota, è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!